Ciao amici, benvenuti e bentornati sul canale Tarocchi Polveri di Stelle. Grazie a tutti perché state commentando, vi state iscrivendo e il canale piano piano sta crescendo e io di questo vi ringrazio. Siamo qui per vedere la lettura settimanale del maschile e del femminile. Quindi vediamo un attimino intanto che energia caratterizza il maschile questa settimana. Vediamo un pochino che cosa ci dicono oggi sulle energie di questa settimana del maschile Allora, la coscienza. Qua c'è il maschile che si sta mettendo un po' in dubbio certi suoi atteggiamenti. È un maschile che ha bisogno di riconnettersi, è un maschile che ha bisogno di trovare una luce, un maschile che ha un qualcosa che sta rivalutando comunque a livello interiore, un maschile che diciamo qualche esamino se lo prova a fare, vediamo un po' che cosa ci dicono. Togliamo i tarocchi del femminile che li prendiamo dopo e vediamo che cosa ci dicono per questo maschile. Maschile per questa settimana. Maschile per questa settimana. Un maschile che ha di nuovo un blocco. Un blocco pesante, è un maschile che ha un'energia comunque di una persona che ancorata, mi verrebbe proprio da dire. Un maschile che se prima osservava, ora sta lasciando però andare un po' questa energia. Però con questa ruota nella fortuna al contrario e sto carro al contrario, mi viene proprio da dire che c'è un blocco. C'è un blocco dovuto a uno shock, direi più emotivo, un qualcosa che è andato a crollare. Qua mi verrebbe proprio da dire con questo re di pentacoli al contrario che è andato a crollare o qualcosa in famiglia o qualcosa a livello lavorativo. È un maschile che deve prendere delle decisioni, un maschile che vuole andare a lasciare degli atteggiamenti come si può dire, di noia. È un maschile che vuole un qualcosa di più, è un maschile comunque decisamente insoddisfatto. Ma nello stesso tempo, con questa energia del paggio di pentacoli, mi viene da dire quasi che abbia comunque bisogno di ricostruire qualche cosa di stabile. Ripeto, uscendomi anche questo 10 di pentacoli, al contrario, potrebbe essere sia di famiglia che di lavoro. È un maschile che comunque in questo momento si sente trafitto. Un maschile che si sente tradito, un maschile che si sente pugnalato, un maschile che comunque sta cercando un equilibrio, ma non vuole più agire di impulso. È un maschile che secondo me vuole anche ascoltare un po' di più quello che gli viene detto dall'esterno, un maschile che vuole comunque riconcentrarsi, riradicarsi, mi verrebbe da dire. Un maschile che in questo momento si sente sconfitto, non vuole fare delle scelte, mentre qui mi diceva che l'energia della
dell'osservare, del tenere sotto controllo, non ce l'aveva più, invece è una cosa che lascerà andare più avanti. È un maschile che sì, ancora sta controllando, sa che comunque quello che è successo doveva quasi succedere. Diciamo che è come, e questo l'avevamo visto nelle settimane passate, era come se dovesse finire un ciclo karmico. Quindi diciamo che comunque non sta valutando questo shock che ha avuto, questa perdita che ha avuto, che ripeto, non escludo che sia di lavoro o, e quindi di denaro, o in famiglia, quindi una rottura di una relazione. È un maschile che comunque sta cercando la luce in fondo al tunnel. Nel suo blocco comunque... vorrebbe agire, ma non vuole più agire d'impulso, vuole agire in maniera più razionale. Vuole anche uscire da quel piccolo mondo che secondo me si era creato. È un maschile che nel caso in cui si parli di relazioni ha in mente una controparte, ha proprio in mente una donna che lui ritiene la sua controparte animica, ma sono confusi, ragazzi, ve lo dico, sono confusi perché hanno da una parte i blocchi, sanno che quello che è successo doveva succedere, dall'altra vorrebbero agire, ma non sono pronti ad offrire. Sono in una fase, secondo me, in cui comunque stanno cercando di valutare molto le cose in una fase in cui le decisioni che prendono devono essere concrete, non sono offerte così tanto per fare. Comunque è un maschile che si allontana da questa situazione, un maschile che si allontana da questo dolore provocato che può essere, ripeto, sia lavorativo che familiare, un maschile che vuole togliersi questa pesantezza che ha di dosso. Vediamo un attimino cosa ci dicono sul femminile. Sul femminile per questa settimana, per il femminile. Comunque sento entrambe le energie un po' bloccate, le carte tendono a non cadere con facilità, quindi vediamo cosa ci dicono sul femminile e andiamo poi a fare un sunto della situazione. La voce interiore è un femminile che vuole riconnettersi, sta dando molto retta al suo io, è un femminile che si sta ascoltando, si sta conoscendo, un femminile che sa di avere un ottimo intuito e lo sta sfruttando, è un femminile che ha bisogno comunque di libertà, mi verrebbe da dire con questi delfini, un femminile che non si lascia più condizionare da persone esterne, è un femminile che sta aspettando i frutti del suo lavoro, è un femminile che non ha un perfetto equilibrio, è un femminile che sta dando più retta
No, mi viene da dire che non è un perfetto equilibrio perché secondo me in tutto ciò comunque hanno un maschile molto, molto potenziato. Sono delle donne che in questo momento è un femminile che in questo momento non vuole ascoltare quelli che sono i suoi sentimenti, li vuole allontanare. Pensa veramente a qualcosa di concreto, ha bisogno di concretezza. È comunque un femminile che è dolorante. Un femminile che sta attraversando comunque un momento buio, un qualcosa di stabile. Secondo me è andato a cadere anche qua. È un femminile che qui ha avuto anche proprio problemi di comunicazione, ha usato parole grosse, parole taglienti. È un femminile che comunque è scappato, e qua mi viene proprio da dire, da una relazione. Con molta sofferenza, è un femminile che in questo momento non ha voglia di festeggiare, non pensa assolutamente a nuovi inizi, ma sa che quello che è crollato, non era un qualcosa di stabile. Si è trovato a fare una scelta che probabilmente, era proprio finito il tempo per farla. E qua mi verrebbe proprio da dire che è stata una scelta difficile fatta sui sentimenti. Sta abbassando le difese, ma qui c'è un'energia del diavolo, quindi probabilmente un femminile che si è reso conto di vivere in una relazione non pura, non pulita, per quanto ci abbia creduto. È un femminile che vuole comunque, vorrebbe agire. Pensa di aver sbagliato nell'allontanarsi, vorrebbe comunicare, ma c'è ancora qualcosa di oscuro. È un femminile che è pronto comunque a nuovi inizi che gli porteranno delle soddisfazioni personali, dovute proprio al fatto di essersi allontanato da una situazione che, stava annoiando e da una situazione che stava creando molte illusioni. Diciamo che ciò da cui si è allontanato, e ripeto, per il femminile mi sembra molto più una relazione che non a parlare anche di lavoro, ma dalla situazione che si è allontanata le cose non erano chiare. Le cose non erano chiare, c'era parecchia noia, è alla ricerca di una soddisfazione personale. Ci sono delle cose che sono ancora nascoste e secondo me aveva a che fare comunque in questa situazione con persone non strettamente pulite. Mi viene quasi da dire che comunque situazioni comunque energeticamente molto tossiche, molto. Qui è un femminile che comunque vuole degli inizi, vuole cambiare qualcosa e secondo me più lavorativamente parlando, vuole partire da lì, per avere un successo personale, togliersi dalla routine quotidiana, ma la situazione da cui si è allontanata, al di là della scelta che è stata molto dolorosa, ma c'era un'instabilità di fondo. Probabilmente qui si è anche creduto che fosse qualcosa di più importante di quello che era, ma si ci è resi conto che era una situazione molto illusoria. È comunque un femminile che ha bisogno di rinascere. Questa situazione che è andata a lasciare è una situazione che le porterà
cioè aver lasciato questa situazione porterà profondi cambiamenti all'interno del femminile, creando così l'inizio di qualcosa di concreto. E con quest'asso di denari, qualcosa di concreto e radicato potrebbe essere in qualsiasi ambito progettuale, finanziario, lavorativo, amore, qualsiasi cosa. Il femminile è pronto proprio ad abbracciare questo cambiamento e a creare qualcosa di veramente buono. Erano cose che secondo me erano già state viste nelle settimane scorse, quindi la cosa non mi stupisce che vada così progredendo. Io vi ricordo che le energie del maschile e del femminile sono energie generali. Essendo energie, potrebbe essere che vi ritroviate più da una parte che dall'altra. Può essere che molti di voi non si ritrovino, perché quello che io ho raccontato per questa settimana può succedere più avanti, come per alcuni di voi potrebbe anche essere già successo. Qua parliamo di energie generali, quindi fate attenzione, prendete quello che vi risuona e lasciate tutto il resto. Se qualcuno vuole vedere proprio la sua situazione nello specifico, mi scrive una mail a tarocchipolveredistelle@gmail.com e io vi ringrazio per la vostra presenza, per i vostri like, i vostri commenti, le vostre iscrizioni. E con il maschile e il femminile ci vediamo lunedì prossimo. Con questo è tutto. Ciao ciao, al prossimo video.